prima rassegna libraia con mercato e cucina annessa per fare un viaggio alla scoperta del gusto e soprattutto dell'alimentazione mediterranea. Scrivere di cibo, la prima grande rassegna dedicata alla gastronomia. Sì, abbiamo voluto costruire questa prima esperienza di un salone del libro dedicato al cibo. Un salone del libro un po' anomalo, perché chiaramente come tutti i saloni del libro ci sono gli editori e ci sono i libri. Ma poiché siamo a Città della Scienza e non possiamo fare le cose ovvie, normali, insieme ai libri abbiamo messo il teatro, insieme al teatro abbiamo messo la cucina, il racconto, lo spettacolo, la sezione giallo nel piatto. Abbiamo messo i laboratori di scrittura, quindi abbiamo provato e stiamo provando con la partecipazione di tanti studenti a far vivere il tema del cibo in tutte le dimensioni in cui è possibile farlo vivere, perché parlare di cibo significa anche parlare di storia, di filosofia, di scienza, di gastronomia. Insomma, il cibo è un grande fatto di cultura e parlando del cibo noi parliamo di cultura e in qualche modo facciamo cultura. Quanto è importante mangiare oggi? Quanto è importante mangiare? Ovviamente rimane un atto vitale, anche se siamo in un'epoca in cui il più delle volte il cibo tende a mangiarci piuttosto che noi a mangiarlo, nel senso che il cibo, parte del cibo purtroppo è sempre più espressione di un sistema globale di produzione nel quale sistema si perde il contenuto del cibo, la cultura del cibo, l'essenza stessa del cibo, e in tanti casi abbiamo cibi in sapori standardizzati uguali in tutto il mondo che non trasmettono niente e che rappresentano una rottura con una storia culinaria, gastronomica e agricola. Chi si oppone a questo modello e lavora per aprire a ventaglio le straordinarie opportunità della dieta mediterranea, delle culture del cibo, della ricchezza, della biodiversità del cibo, sono tanti, noi siamo tra questi e per fortuna sono assolutamente cresciuti in questi ultimi anni. La cultura e l'educazione alimentare parte proprio dalla scuola, perché in realtà tantissimi sono gli studenti che quest'oggi sono qui a Gnam Village. E certo, noi, Città della Scienza, lavori in modo particolare con le scuole. Siamo orgogliosi di questo rapporto e ovviamente riteniamo che per esempio istituti come gli alberghieri e gli agrari siano effettivamente scuole di serie A, ci siano delle competenze in formazione. E noi vogliamo sostenere questi giovani di tutte le scuole, provare a offrirgli ulteriori opportunità di crescita e anche di scoperta di sé, perché la scuola è anche questo, la scuola credo non è solo imparare qualcosa, ma la scuola è fare un percorso di crescita, di apprendimento, alla fine del quale tu devi essere anche più sicuro di te e devi capire che cosa vuoi fare di te nella vita e nel mondo.